Ricercatori delle università di Bologna, di Copenaghen e del CNR quest'estate hanno cercato in Groenlandia tracce della formazione e della circolazione di idrogeno naturale. Ora la ricerca prosegue con l'analisi dei campioni. Quella che è stata una possibile fonte di energia per le vite primordiali potrebbe essere anche una nuova risorsa energetica pulita. Elena Cestino. I fiordi della Groenlandia, uno dei luoghi del pianeta che si presta a comprendere i processi geologici che avvengono in profondità, nella crosta ma anche nel mantello terrestre, portati in superficie dai movimenti tettonici. E che sono in grado di produrre delle fonti di energia molto poco convenzionali rispetto a quelle che la nostra società moderna usa di solito. E questo è il punto di partenza del progetto DeepSeep, finanziato dall'IRC, il Consiglio Europeo della Ricerca, ed è per questo che durante l'estate quattro scienziati dell'Università di Bologna, un ricercatore dell'Istituto di Geoscienze del CNR e uno dell'Università di Copenaghen sono partiti per navigare lungo le coste della Groenlandia alla ricerca di idrogeno geologico, tracce della formazione e circolazione di idrogeno naturale in rocce antiche circa 2 miliardi di anni. Se queste rocce sono antiche, hanno il tempo di cedere questa energia all'acqua che è presente all'interno della crosta e in sostanza scindere la molecola di acqua, che è H2O, in idrogeno, che è quello che ci interessa, e ossigeno da un altro lato. I campioni preliminari raccolti in Groenlandia confermano la presenza di idrogeno geologico prodotto dalle reazioni tra acqua e roccia, una potenziale fonte energetica pulita. Che vantaggio ha? È già pronto, l'ha fatto la natura, ci ha messo dei milioni, probabilmente dei miliardi di anni, e quindi tutta quella parte di energia richiesta per produrlo non è necessaria perché già c'è. Per comprendere l'origine dell'idrogeno naturale a grandi profondità e degli idrocarburi leggeri abiotici come il metano, le analisi in laboratorio saranno lunghe e complesse. Partiranno dall'esame dei fluidi intrappolati nelle rocce e proveranno a descrivere la reattività dell'idrogeno con le rocce stesse. Altro aspetto tutto da indagare è quello dello stoccaggio, che nel caso dell'idrogeno è molto complicato. È importantissimo capire se la crosta terrestre e i reservoir geologici possono essere usati per stoccarlo, ma conosciamo ancora poco su come l'idrogeno reagisce con questi reservoir.